Raccontami qualcosa di Arturo. Se io ti dico Arturo, la prima cosa che ti viene in mente? Amore, la prima cosa che mi viene in mente, Arturo, amore, vita, la mia vita, Arturo. Arturo, se ti posso raccontare di Arturo, è un ragazzo, è stato e ancora, perché penso che è ancora in mezzo a noi, un ragazzo che si è trovato bene con tutti, un ragazzo che ha avuto amicizie di tutte le fasce d'età, Bambino. dal bambino all'adolescente come lui, al ragazzo come lui, a chi poteva essere come un genitore, a nonno, e insomma lui, basta dire che se andava una signora anziana un po' più con l'età alla benzina, che guida, beh, la macchina, aveva i capelli fatti, lui era capace, appena uscita dal parrucchiere, mettere la mano nei capelli, spettinarli, solo col gusto di farla arrabbiare. Queste le classiche ragazzate di Arturo, che poi ha fatto sì che le persone gli hanno voluto tanto, tanto bene. Tu prima mi hai raccontato di questo aneddoto del ciucciotto del bambino, perché la dice lunga, diciamo, sulla persona di Arturo. Era giocoso e allo stesso tempo comunque attaccava con tutti. Sì, è vero, è un bambino che andava sempre alla benzina, andava con il ciucciotto in bocca, però lui glielo rubava, dice: questo è mio, questo è mio, questo è mio. Alla fine quel bambino, il ciucciotto lo lasciò da solo, però con la mamma sono andata a consegnarlo lì a mio figlio, nella sua cappella, come ricordo. Dice: ecco, vedi, è arrivato il momento di portare il ciucciotto ad Arturo, che si trova ancora lì, si trova ancora lì. Questa è una delle tante. Altre cose, come se passa per esempio tante bambinette, raccolgono, che ne so, un filo d'erba che può rappresentare un fiorellino, un qualcosa, dicono: no, ma lo dobbiamo portare ad Arturo, nella semplicità. Io penso anche un'altra cosa, ho ascoltato i discorsi e i ricordi dei suoi coetanei, di persone che hanno conosciuto Arturo, ma anche non di coetanei, tutti lo descrivono appunto come una persona solare e non a caso il memorial che è arrivato alla sesta edizione lo ricorda anche col sorriso, perché comunque Arturo quando è andato via aveva 23 anni. Un ragazzo a 23 anni vuole soltanto sorridere, vuole soltanto godersi la vita. Io ti dico che effettivamente Arturo non è che sorrideva, rideva, scherzava con tutti. Al giorno del suo funerale, come ti dicevo prima, mi vengono proprio queste parole che una ragazza gli aveva scritto, gli aveva dedicato, chiedendosi: guarda Arturo, siamo tutti qui con te, insieme a te, ma che strano, oggi non ride nessuno. Perché era, essere anormale non ridere dove non era, dove era Arturo, perché dove era Arturo si rideva, si scherzava. In tutti i modi possibili. Arturo era quel ragazzo che alle 2 del pomeriggio andava lì alla benzina e la gente, mentre riposava, accendeva la radio a tutto volume con le tarantelle. Hai presente quell'immagine che la gente si apriva e diceva: Arturo, chiudi immediatamente questa radio! E lui ancora di più, ancora. Ma alla fine si ritrovavano tutti a scherzare. Hai capito? Era questo ragazzo qui. Oppure Arturo, chi era? La benzina era la sua vita. La benzina è il suo vivere quotidiano, perché era lì che si trovava, è lì che ha conosciuto quasi tutto il paese lì. E stamattina sono le 10 di mattina, chiudo la benzina, salto a casa, prendo del pane duro, una soppressata, andiamo alla benzina, andiamo a fare il picnic. Alla benzina, andiamo a fare il picnic. Ma con lui c'era sempre dei ragazzi, sempre, tutti lo cercavano, tutti. Era l'anima, insomma, della comitiva, l'anima anche del paese, perché se tutto il paese era lì quando gli hanno voluto, diciamo, dare l'ultimo saluto, voleva dire che comunque lui è stato ed è presente. Io credo che Arturo è presente tra noi ancora oggi, soprattutto con i ragazzi, che lui piaceva stare con i ragazzi, quindi lui è presente sempre. Io credo che questo memorial, dal primo momento che l'hanno fatto, lui l'abbia vissuto e continua a viverlo dall'alto insieme a noi, perché lui è ancora uno di noi. Volevo chiederti una cosa, Arturo, purtroppo ha avuto un'influenza, mi spiegavi, adesso me la descriverai meglio tu. Una cosa tra l'altro per cui si ci può anche vaccinare, mi spiegavi, ancora oggi purtroppo persone la prendono e vengono a mancare. È vero, Arturo purtroppo l'ha portato via un'influenza così chiamata l'H1N1, un'influenza che viene come un semplice raffreddore, un'influenza annuale, dove tutti raccomandano, i medici, che c'è il vaccino per potersi vaccinare, e il vaccino antinfluenzale, dove c'è compreso anche questo ceppo, da non ignorare. Io quando lo sentivo per le prime volte alla televisione,
mi sembrava una cosa che era al di fuori dal nostro mondo e che a noi non sarebbe mai potuto succedere, finché veramente non ci abbiamo sbattuto veramente, dove si è portato via proprio lui. E non è vero che bisogna avere una patologia o qualche problema perché ti porta e ti conduce alla morte. Purtroppo questo maledetto virus è un virus così aggressivo per i polmoni, perché i polmoni li riduce di pietra, praticamente non ti fa respirare più ed è difficile da combattere. E non crediamo che ci siano antivirali che combattono questa situazione, perché con lui non ha funzionato nulla. Ci sono stati 11 giorni di rianimazione, per niente, alla fine lui è andato via. Però noi ce lo siamo detto prima, per varie vicissitudini le cose non accadono mai per caso nella vita, e comunque la tua vita, secondo quello che è purtroppo la vita di molti, almeno quelli che subiscono la sofferenza, poi arriva comunque un raggio di luce, e il raggio di luce forse arriva tardi, ma arriva, e comunque lui, Arturo, è stato ed è comunque ancora, secondo me, un raggio di luce, non soltanto per te che sei la mamma e rimani la mamma, quella che le ha dato la vita, ma anche per Cleto stesso, cioè le persone lo ricordano come un raggio di luce. Io penso proprio di sì, perché se tu, non so se hai mai fatto caso, parlare con Arturo e guardare gli occhi della persona che stai parlando, si illuminano e subito sorridono, viene il sorriso spontaneo. Lui è un raggio di luce per tutti. E dopo che lui è andato, ha anticipato questo cammino, a noi ha mandato un raggio di luce. Cioè, noi abbiamo visto di nuovo un raggio di luce in questa casa con l'arrivo di una bambina, la sua nipotina. E questo raggio di luce io penso che sia voluto, niente a caso appunto, l'arrivo di questa è il suo raggio di luce, dove mi sono ritrovata da mamma spenta, come si può immaginare una mamma che perde un figlio. È ovvio che i suoi occhi si spengono, non si ha più voglia di andare avanti, e inizia a illuminarti il tuo percorso questa bellissima bambina che è mia nipote Sharon. E questo è un raggio di luce voluto da Dio, mandato da Dio per sopravvivere veramente a una perdita così grande. Io voglio chiederti un'ultima cosa, prima diciamo di lasciarci, anche perché questo memorial è arrivato, ripeto, alla sesta edizione e sicuramente ce ne saranno altri. Hai un desiderio? Desideri ce ne stanno tanti, ma veramente tanti. Il mio desiderio è poter fare qualcosa di grande, qualcosa di veramente unico in memoria di mio figlio. Non ti so dire cosa, però non so da dove cominciare. Vorrei fare qualcosa, forse tutte le mamme che si troveranno nelle mie condizioni sognano una cosa del genere. Qualcosa di grande che resterà per sempre, resterà proprio per tanto, tanto, tanto tempo, anche quando noi non ci saremo più. Non saprei cosa. A questo punto io farei così. Vorrei chiudere l'intervista con dare a voi la possibilità di rispondere. Cosa si potrebbe fare per fare in modo che la persona che è ancora qui, secondo la mamma, ma anche secondo noi, di Arturo, possa protrarsi nel tempo? Rispondeteci voi. Se qualcuno ha un'idea, noi siamo qua ad accoglierla, e chissà, magari Arturo ci darà un altro segno della sua presenza, un altro raggio di luce.